non potrai sposare nessun altro che me, perché sono io l'uomo nato per domarti. Piuttosto la morte! Se è molto tempo che non domate bisbetiche, ecco quella che fa per voi. Elizabeth Taylor è Katie, la più bella bisbetica mai vista. Richard Burton è Petruchio. L'avido e sfrontato gentiluomo di Verona, capace di domare questa e qualunque altra bisbetica del mondo. Cornice della ricca Padova rinascimentale, amorevolmente ricostruita dai più geniali artisti del cinema italiano, la storia di un grande amore e di un matrimonio, che qualche volta non sono la stessa cosa. Petruchio. Petruchio. La qui presente Caterina, puoi tu prendere come legittima sposa? Io... E io rispondo, lo voglio! Il film che sembra fatto apposta per questi due attori. Caterina. Un film dedicato a tutti gli uomini che abbiano almeno una volta schiaffeggiato la donna amata. Caterina, il qui presente Petruchio, vuoi tu prendere come legittimo sposo? Rispondi, io lo voglio. E a tutte le donne che se lo sono meritato. Io lo voglio, no! Che è come dire un bel po' di gente. Con un vostro matrimonio nel mio padre siete figli di Spirito Santo, amen. I talenti di Hollywood, Londra, Parigi e Roma, riuniti per fare di questo film il più raffinato e stupefacente spettacolo degli ultimi anni. Con una fulgida costellazione di attori internazionali e la irresistibile regia di Franco Zeffirelli. Cyril Cusack, l'astuto servo di Petruchio. Michael Ordern, il più infelice dei padri. Alfred Lynch dalle inesauribili risorse comiche. Victor Spinetti, l'innamorato di altri tempi. E per la prima volta sullo schermo, Natasha Pine, la soave e ambigua bianca, e Michael York, il suo ardente corteggiatore. Protagonisti, due fra i più celebri divi del mondo. Elizabeth Taylor e Richard Burton. Bestie! E questo è il modo di preparare il letto? Vergogna! È bruciato! E così tutto il resto! Manigoldi che siete! Dov'è quel cane di fuoco? Via! Portate via! Ma poi gambe! Butta! Sei dolce e tenera come una mammola! Fin dagli anni 50 l'attore Richard Burton, formatosi all'Old Vic Theatre di Londra, è considerato un magistrale nell'interpretazione dei ruoli shakespeariani. Desiderava portare sullo schermo la bisbetica domata. Nel 1966, forte dei successi dei sette film girati in soli due anni con la moglie Elizabeth Taylor, costituì la società di produzione Royal, che coprodusse la pellicola insieme alla FAI con staff tecnico ed artistico per la maggior parte italiano. Girato negli studi romani Dino De Laurentiis con suspense iniziale circa le condizioni di salute della Taylor, la bisbetica domata fu diretta abilmente da Franco Zeffirelli, il quale si impose internazionalmente dopo il timido debutto cinematografico con Camping del 1957. Ambientato nella Padova del XVI secolo, il film aderisce al testo della celebre commedia di Shakespeare, pur presentando un'ottima sceneggiatura cinematografica arricchita di particolari di scenografie spettacolari. Il merito del regista infatti è quello di permettere allo spettatore non solo di vivere le scaramucce e i litigi tra i due protagonisti, ma di fargli conoscere gli ambienti e l'atmosfera sociale del tempo. Quello di Zeffirelli non è però un semplice esercizio di stile, almeno non in questo film. La scelta di puntare su una coppia passionale tanto quanto turbolenta come quella deformata da Elizabeth Taylor e Richard Burton risulta vincente, poiché i due attori riescono a riproporre sullo schermo quel piglio vivace e quella briosità del testo originale,
la sensibilità critica di Shakespeare nei confronti del ruolo del gentil sesso e delle fredde regole sociali del tempo vengono impersonate dalla figura di Caterina, donna intelligente e coraggiosa, ostinata nel non lasciarsi andare alle maniere apparentemente mansuete del futuro sposo Petruccio, interessato più che altro alla cospicua dote assegnata alla fanciulla. Constatata l'inutilità del tentativo di ammansire con le buone la fiera consorte, egli adotterà una tattica infallibile, riuscirà a domare la sua amata sottoponendola a ogni tipo di tormento e di supplizio. Da bisbetica e scontrosa, Caterina diverrà una moglie dolce e obbediente, così persuasa da predicare a tutte le donne di accettare e non discutere l'autorità maritale. Il film è una commedia brillante e divertente, ricca di elementi comici e trascinanti, soprattutto nelle sequenze di lotta tra i coniugi e nei toni più sentimentali della parte finale. La coppia Barton-Taylor sembra approfittarne per riversare sullo schermo le schermaglie della loro vita privata, entrambi attori di altissimo livello, l'uno è la spalla dell'altro. Elizabeth Taylor, alle prese per la prima volta con un testo shakespeariano, recita con coraggio la parte dell'indomabile Caterina e, conferendo al personaggio dinamismo e vivacità, riesce a restituire quell'immagine di donna integra che Shakespeare aveva ideato. Abbandonando ogni sfumatura divistica, l'attrice, che aveva recuperato con rapidità la forma fisica persa per chi ha paura di Virginia Woolf, riesce a svariare dai toni ironici ed irriverenti delle divertenti liti a quelli più languidi dell'abbandono totale, senza perdere di bellezza e senza uscire mai di misura. Richard Burton, da sempre avido lettore di Shakespeare, è considerato per le sue eccellenti doti teatrali il degno erede di Laurence Olivier. Recita splendidamente, con una dizione perfetta, prestante e simpatico nel ruolo di Petruccio, seppur lontano dall'intensità interpretativa offerta in Chi ha paura di Virginia Woolf. L'attore gallese conferma di essere, come se ce ne fosse stato il bisogno, un interprete di primo ordine, dimostrando che Shakespeare non è cosa per tutti, soprattutto se proposto al cinema. Franco Zeffirelli ha non solo la fantasia e un brillante senso dello spettacolo, ma anche quella giusta dose di aggressività che gli permette di credere fino in fondo nel suo lavoro. Un film avvincente e convincente, sicuramente un caposaldo della sua filmografia mondiale. La soave e ambigua Bianca e Michael York, il suo ardente corteggiatore. Protagonisti, due fra i più celebri divi del mondo. Elizabeth Taylor e Richard Burton. Bestie! E questo è il modo di preparare il letto? Vergogna! È bruciato! E così tutto il resto! Manigoldi che siete! Dov'è quel cane di fuoco? Via! Portate via! Fuori gambe! Sei dolce e tenera come una mammola! Basta!